Prego. Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro della Funzione Pubblica, signor Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, autorità, signore e signori. La Camera dei Deputati è lieta di ospitare per il terzo anno consecutivo la presentazione del rapporto Istat, rapporto che costituisce sempre un'autorevole occasione per fare il punto sull'andamento dell'economia e della società italiana in un momento particolarmente delicato per tutte le economie globalizzate. In primo luogo mi sia però consentito sottolineare l'impegno profuso dall'Istat per svolgere al meglio le sue funzioni istituzionali, a dimostrazione che la disponibilità di dati statistici accurati e costantemente aggiornati rappresenta il presupposto imprescindibile per ogni Paese che voglia avere piena consapevolezza del suo Stato e delle tendenze in atto. A riguardo, non è certo casuale che le istituzioni europee negli ultimi anni abbiano costantemente insistito sulla necessità di rafforzare i requisiti dell'affidabilità, della indipendenza e dell'autorevolezza degli istituti di statistica, a tal punto che presto sarà adottata a livello comunitario un'apposita disciplina legislativa nell'ambito di un nuovo sistema di governance economica. Sulla scia di tale indirizzo, il rapporto dell'Istat Noi Italia ci offre oggi un quadro oggettivo ed articolato che fa capire come, per governare un sistema complesso quale l'Italia e per affrontare e risolvere i suoi problemi strutturali, non siano di aiuto né banalizzazioni né semplificazioni eccessive. Si deve infatti accuratamente evitare di innescare nell'opinione pubblica reazioni emotive o di alimentare aspettative inevitabilmente destinate ad essere frustrate. Al contrario, è sempre più urgente elaborare, sulla base di conoscenze neutre e puntuali, strategie ed interventi di riforma modellati in modo tale da rispondere pienamente e nel tempo agli interessi generali della collettività. A tale proposito, dalla lettura degli indicatori elaborati dall'Istat colpiscono in particolare i dati che si riferiscono agli andamenti demografici e all'invecchiamento della popolazione. Costituisce ormai una costante degli ultimi decenni la riduzione della quota di popolazione in età giovanile, e ciò è dovuto per un verso ad un fattore positivo qual è la crescita della durata media della vita per i progressi compiuti nel campo sociosanitario e per l'altro verso ad un dato negativo qual è il ridotto tasso di natalità, molto al di sotto del cosiddetto livello di sostituzione. L'indice di vecchiaia del nostro Paese, all'incirca una volta e mezzo quello dell'Unione Europea, è dunque un evidente ostacolo alla capacità di rinnovamento e alle spinte dinamiche che pure sono presenti all'interno della nostra società. I giovani italiani versano da troppi anni in una condizione di crescente difficoltà nella realizzazione personale e nella capacità di rendersi autonomi economicamente e socialmente. Ciò determina una sorta di stallo esistenziale in cui loro stessi prolungano l'età adolescenziale ben oltre i limiti accettabili. Assai preoccupanti, specie se li confrontiamo con quelli degli altri paesi europei, sono i dati relativi alla quota di giovani, pari al 19,2%, che con riferimento all'anno 2009 hanno interrotto prematuramente gli studi. Questo dato evidenzia un aumento fortemente differenziato tra le diverse aree del Paese, essendo soprattutto elevato il tasso di abbandono nelle regioni del Mezzogiorno, il 23% dei giovani meridionali non proseguono gli studi, contro il 16,5% dei coetanei del Centro-Nord. In tal modo si innesca una spirale negativa per cui le possibilità di impiego dei giovani del Sud risultano ridotte, oltre che per la fragilità del tessuto produttivo di quella parte del Paese, anche per le minori conoscenze di chi aspira ad una occupazione. Difficoltà di analogo tenore, se non addirittura accentuate, si registrano per quanto concerne anche il ritardo del nostro Paese relativamente alla percentuale dei giovani, solo il 19%, che conseguono un titolo di studio universitario. Colpisce che mentre quasi la metà dei Paesi dell'Unione Europea ha già raggiunto il target fissato nella strategia Europa 2020, target rappresentato dal 40% dei laureati, in Italia i giovani
sembrano aver maturato una crescente sfiducia nell'istruzione secondaria superiore e nella formazione universitaria, quali strumenti che contribuiscono al raggiungimento di una piena realizzazione professionale. Mi limito a citare questi pochi ma significativi dati per sottolineare che se i giovani non investono più nel proprio futuro, ma attendono passivamente che qualcuno risolva la loro condizione di inattività, si crea un cortocircuito permanente nel rapporto istruzione-lavoro, da cui nel medio periodo discenderanno squilibri non solo per la tenuta del nostro sistema pensionistico, che ha bisogno di una nuova linfa lavorativa per garantire adeguati standard di prestazioni, ma soprattutto per le prospettive del nostro sistema produttivo e tecnologico, che già sconta la mancanza di sufficienti investimenti finanziari in settori strategici quali la ricerca, l'innovazione, la conoscenza. In questo quadro continuano a pesare i nostri ritardi storici, rappresentati soprattutto dall'incapacità di selezionare adeguatamente, nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, quegli interventi pubblici da destinare alla soluzione di quei nodi strutturali che impediscono di raggiungere una crescita più consistente ed equilibrata nell'interesse delle future generazioni. Dispiace constatare come il sistema Paese non riesca ancora a compiere uno sforzo risolutivo per dare concretezza a quel concetto di sviluppo sostenibile che va inteso in primo luogo quale complesso di risorse economiche, sociali ed ambientali che ogni generazione trasferisce a quelle successive. Ovviamente non è questa la sede per indicare quali nodi strutturali debbano essere sciolti e tramite quali riforme, ma è certo che la conoscenza dei dati fattuali e delle tendenze in atto, conoscenza puntualmente garantita dall'Istat, è uno strumento essenziale per il legislatore. Grazie, ed ora la parola al Presidente Giovannini. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, rappresentanti del Governo, autorità, signore e signori. Quest'anno l'Italia celebra il 150° anniversario della sua unità e l'Istituto Nazionale di Statistica si accinge a condurre il 15° censimento generale della popolazione. L'evidente legame tra i due eventi dimostra una volta di più come la statistica abbia accompagnato fin dall'inizio la storia del nostro Paese e la accompagni tuttora. Nel 2010 l'Istat e il Sistema Statistico Nazionale hanno accresciuto la loro attività e la diffusione dell'informazione statistica con lusinghieri risultati. L'importanza della statistica ufficiale è stata ulteriormente accresciuta dagli accordi sul nuovo sistema di governance economica dell'Unione Europea e dall'avvio della strategia Europa 2020. Per garantire l'attendibilità dei dati e l'indipendenza di chi li produce, si impone un deciso potenziamento degli istituti nazionali di statistica. In questa direzione va la recente comunicazione della Commissione Europea, rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee. Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare il Presidente della Camera per ospitare ancora quest'anno il rapporto annuale, la presentazione del rapporto annuale, e il Presidente del Senato che ha inviato un cortese saluto in questa occasione. Nel corso del 2010 l'economia mondiale ha segnato una marcata ripresa con un'espansione del 5% del prodotto interno lordo misurato a parità di potere d'acquisto. Nell'Unione Europea la fase di ripresa è stata discontinua e disomogenea. La dinamica dell'attività economica si è rafforzata nella prima metà del 2010 per poi decelerare nella seconda. Nel primo trimestre di quest'anno l'espansione del prodotto è tornata su ritmi elevati, grazie soprattutto ai buoni risultati di Francia e Germania. Nel decennio 2001-2010 l'Italia ha realizzato la peggiore performance produttiva tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Durante la crisi del 2009 Italia e Germania hanno subito la maggiore caduta del prodotto tra i grandi paesi, ma mentre l'economia tedesca ha recuperato già gran parte del reddito perduto, l'Italia presenta ancora un forte divario rispetto ai livelli pre-crisi. Dopo la ripresa avviata a metà 2009, il ritmo di crescita congiunturale del PIL italiano si è marcatamente indebolito a partire dall'autunno 2010. D'altra parte, gli indicatori delle esportazioni, degli ordinativi e del fatturato industriale pubblicati venerdì scorso forniscono segnali fortemente positivi, soprattutto grazie all'aumento della domanda proveniente dai paesi esterni all'Unione Europea. L'insoddisfacente dinamica del prodotto è il risultato di una debolezza sia della domanda interna sia di quella estera netta. L'andamento dei consumi delle famiglie è stato condizionato dal calo del potere d'acquisto.
Gli investimenti hanno segnato un recupero ampio, seppur parziale, trainato dalla componente dei macchinari e delle attrezzature. È proseguita la contrazione degli investimenti in costruzioni. La dinamica degli scambi con l'estero ha pesato negativamente sulla crescita anche nel 2010. In particolare le importazioni hanno sottratto all'offerta italiana quote crescenti della domanda interna, senza che ciò venisse compensato da un'analoga capacità di ampliamento delle quote di mercato per i beni e i servizi italiani venduti all'estero. I dati relativi ai primi mesi del 2011 mostrano segnali positivi. Nel primo trimestre il valore dell'esportazione è aumentato in termini tendenziali del 18,4%, attestandosi su valori vicini ai massimi pre-crisi. Nella recente fase di recupero dell'attività produttiva, l'input di lavoro ha continuato a diminuire, ma con un ritmo in progressiva attenuazione, sino a mostrare un primo segnale di inversione di tendenza all'inizio del 2011. Dopo la forte caduta del biennio 2008-2009, tali andamenti hanno determinato un recupero ciclico della produttività, ma il livello del valore aggiunto per unità di lavoro è tornato solamente ai livelli del 2000. Nella media dell'anno le retribuzioni reali sono aumentate, ma tale tendenza si è invertita nei mesi più recenti a causa della progressiva accelerazione dei prezzi al consumo, che ha portato il tasso di inflazione all'1,9% a dicembre 2010 e al 2,6% nel mese scorso. Le caratteristiche dell'attuale episodio inflazionistico, con aumenti concentrati nei prodotti energetici e alimentari, hanno accentuato gli incrementi dei prezzi per i prodotti soggetti ad acquisti frequenti da parte delle famiglie, saliti del 3,3% in aprile. La componente di fondo dell'inflazione ha registrato invece una risalita molto contenuta, dall'1,4% di dicembre all'1,8% di aprile. Nelle settimane scorse i prezzi delle materie prime hanno mostrato segni di cedimento rispetto ai livelli raggiunti all'inizio dell'anno, anche se è presumibile che lo sviluppo dei paesi emergenti continuerà nel futuro a esercitare una forte pressione sulla domanda di prodotti energetici e alimentari, spingendone al rialzo le quotazioni. Per il complesso delle economie europee, l'eredità più pesante della crisi è rappresentata dal deterioramento dei conti pubblici. Nonostante l'impatto combinato di una caduta più importante del prodotto e di oneri più elevati sullo stock di debito, l'Italia è riuscita a contenere nell'ultimo triennio l'aumento del rapporto tra debito e PIL a poco più di 15 punti percentuali, contro circa 18 punti di crescita in Francia e Germania, 24 in Spagna e oltre 35 nel Regno Unito. Nel nostro Paese la politica di bilancio non ha dovuto effettuare interventi per salvaguardare il sistema finanziario e ha fatto un uso molto parsimonioso delle risorse disponibili, concentrando le azioni di contrasto alla crisi sulla tutela degli occupati con contratti standard. Nel 2010 il rapporto deficit-PIL è passato in Italia dal 5,3 al 4,5%. Il miglioramento è dovuto agli interventi di contenimento della spesa, la cui incidenza sul PIL è diminuita di oltre un punto percentuale, a fronte di una più moderata contrazione della quota delle entrate. La pressione fiscale è scesa così al 42,6%, 0,5 punti in meno rispetto al valore rilevato l'anno precedente, sul quale aveva pesato significativamente il rientro dei capitali dall'estero. Il recupero ciclico registrato nel 2010 è stato generalizzato, con la sola eccezione del comparto delle costruzioni. La domanda estera è stato il principale fattore di traino della ripresa del manifatturiero, il valore aggiunto dei servizi di mercato è cresciuto, recuperando però meno della metà della contrazione del 2009. La recessione ha influenzato più la mortalità che la natalità delle imprese. Nel 2009 il numero di cessazioni è aumentato del 6,6% rispetto al 2008, portando al 21,9% la crescita rispetto al 2007. Considerando le imprese sempre attive nel quinquennio 2004-2009, un quarto delle unità ha aumentato l'occupazione, poco meno di un quinto, soprattutto grandi imprese, l'ha ridotta. Il risultato complessivo è uno spostamento di imprese verso classi dimensionali inferiori. La riduzione dell'occupazione è stata determinata più dalla caduta del tasso di entrata degli addetti che da un aumento di quello di uscita. Molte delle imprese sempre attive tra il 2007 e il 2009 hanno sperimentato forti riduzioni del fatturato, del valore aggiunto e soprattutto del margine operativo lordo. Ne è derivata una diminuzione della redditività più ampia per le imprese di maggiori dimensioni, per le produzioni manifatturiere dell'offerta specializzata, soprattutto meccanica, e per quelle tradizionali.
Il peggioramento della produttività del lavoro è stato più accentuato per le grandi imprese e per quelle manifatturiere, mentre le imprese più piccole hanno fatto segnare un calo più marcato della competitività di costo. Nel 2010 gli scambi commerciali con l'estero sono ripresi a ritmi elevati. Ciò ha determinato un aumento sostanziale del disavanzo commerciale, che ha superato i 29 miliardi di euro, mentre era di 13 miliardi nel 2008. L'evoluzione recente degli scambi con l'estero mette in luce un allarmante aumento del grado di penetrazione delle importazioni di prodotti trasformati e manufatti sul mercato interno. Nonostante la ripresa, più della metà delle imprese manifatturiere esportatrici non aveva ancora recuperato i livelli di vendite all'estero registrati alla vigilia della recessione. Per le piccole e medie imprese il recupero si manifesta soprattutto per l'export diretto verso i paesi europei, mentre quelle di grandi dimensioni appaiono in ritardo. Per le vendite verso i paesi extra UE emerge una convergenza di tutte le classi dimensionali verso un recupero completo. Sono soprattutto le imprese impegnate in interventi di miglioramento e adattamento dei processi, in cambiamenti organizzativi e innovazioni di marketing a mostrare maggiori segnali di recupero, soprattutto verso l'area extra UE. Se poi si guarda l'attività estera delle multinazionali italiane, emerge un discreto dinamismo. Particolarmente significativo è che le scelte programmate dalle multinazionali italiane per il periodo 2010-2011 prevedano, in oltre il 60% dei casi, un ampliamento della produzione sia in Italia sia all'estero. Programmi di riduzione del livello di attività sono invece previsti da oltre un quarto dei gruppi multinazionali. Tra il 2008 e il 2010 il numero di occupati è diminuito di 532.000 unità. In più della metà dei casi si tratta di persone residenti nel Mezzogiorno, cosicché in quest'area l'occupazione è tornata sui livelli dell'inizio del decennio. Con la recessione, circa metà della crescita osservata tra 2000 e 2008 per l'occupazione maschile è andata persa. I giovani sono stati più colpiti dalla recessione, con una perdita di 482.000 unità nel biennio 2009-2010. Nell'anno passato era occupato circa un giovane su due nel nord e meno di 3 su 10 nel mezzogiorno. Sul piano congiunturale l'occupazione ha continuato a ridursi fino all'autunno del 2010, per poi segnare un primo recupero in febbraio e marzo di quest'anno. In particolare è emerso a partire dall'autunno un aumento dell'occupazione a orario ridotto e negli ultimi mesi di quella a termine. L'incremento del part-time, esclusivamente concentrato nella componente involontaria, riguarda soprattutto il commercio, la ristorazione, i servizi alle famiglie e alla persona. La crescita del lavoro a termine ha interessato l'industria in senso stretto, il commercio, la ristorazione. Evidentemente, a fronte di un recupero ancora incerto dell'attività economica, la riattivazione della domanda di lavoro si è incanalata soprattutto verso assunzioni con contratti flessibili. Nell'ultimo biennio sono aumentate la disoccupazione e l'inattività. Tra il 2008 e il 2010 il tasso di disoccupazione è passato dal 6,7 all'8,4%, restando significativamente al di sotto di quello europeo anche grazie al ricorso alla CIG. L'incidenza dello scoraggiamento è più che doppia di quella registrata nell'Unione Europea. Nonostante l'aumento assoluto dell'occupazione straniera, il relativo tasso di disoccupazione si è ridotto in misura più che doppia rispetto a quello degli italiani. Gran parte del calo dell'occupazione italiana ha riguardato le professioni qualificate e tecniche. La crescita dell'occupazione straniera ha interessato in più della metà dei casi le professioni non qualificate. Come già sottolineato, la caduta dell'occupazione è stata particolarmente significativa tra i giovani. Nella quasi totalità dei casi si tratta di persone che vivono in famiglia con i propri genitori. Neanche l'istruzione più elevata ha protetto i giovani dagli effetti della recessione, per i quali si è ridotta anche la possibilità di passare da un lavoro atipico a uno standard. Di conseguenza, la quota di giovani occupati con contratti a tempo determinato o collaborazioni è ora del 30,8%. Si tratta di più di 1 milione di persone. Nel 2010 è anche aumentato il numero dei giovani tra 15 e 29 anni fuori dal circuito formativo e lavorativo, i cosiddetti NEET. Si tratta di 2,1 milioni di unità, 134.000 in più dell'anno precedente. La maggioranza dei NEET rilevati nel 2010 è stata tale anche in almeno 2 dei 3 anni precedenti, dato questo che segnala una preoccupante persistenza in questa condizione di esclusione.
I NEET maschi vivono nell'87,5% dei casi nella famiglia di origine, mentre per le giovani ciò avviene solo nel 56% dei casi. Poco più della metà dei NEET che vive con i genitori proviene dalla classe operaia, a fronte di percentuali del 30% tra gli studenti e del 42% tra gli occupati. Nel corso del 2010, a fronte della stabilità dell'occupazione femminile, è peggiorata la qualità del lavoro delle donne. È diminuita infatti l'occupazione qualificata, tecnica e operaia, ed è aumentata quella a bassa specializzazione, dalle collaboratrici domestiche alle addette ai call center. Il 40% delle laureate ha un lavoro che richiede una qualifica più bassa rispetto al titolo di studio posseduto. Il tasso di occupazione delle donne italiane, già inferiore alla media europea tra quelle senza figli, è ancora più contenuto per le madri, segno che i percorsi lavorativi delle donne, soprattutto quelli delle giovani generazioni, sono segnati dalla difficoltà di conciliare l'attività lavorativa con l'impegno familiare. Non a caso, più di un quinto delle donne con meno di 65 anni occupate o che sono state tale in passato, dichiara di aver interrotto l'attività lavorativa nel corso della vita a seguito del matrimonio, di una gravidanza o per altri motivi familiari. Per le donne che hanno avuto figli la quota sale al 30%. Inoltre la metà dei casi interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza non è il risultato di una libera scelta. Sono circa 800.000 le donne che nel corso della loro vita sono state licenziate o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza e solamente 4 su 10 hanno poi ripreso il percorso lavorativo. In un paese in cui le politiche di conciliazione lavoro-famiglia non hanno ancora realizzato la flessibilità organizzativa caratteristica di altri paesi europei, alle difficoltà che le donne incontrano nel mercato del lavoro si associa lo squilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro complessivi. Per far fronte alla difficoltà di conciliare il lavoro e la famiglia, le lavoratrici riducono il tempo dedicato al lavoro familiare, operandone una redistribuzione interna, diminuendo cioè l'impegno nei servizi domestici e dedicando più tempo ai figli. La stazionarità degli indicatori di deprivazione materiale e la leggera ripresa dei consumi si associano a una diminuzione della propensione al risparmio, che si attesta per le sole famiglie consumatrici al 9,1%, il valore più basso dal 1990. Il reddito delle famiglie è stato sostenuto dalla redistribuzione operata dal settore pubblico. Nel 2010 il 15,7% delle famiglie ha presentato tre o più sintomi di deprivazione. Si tratta di oltre 9 milioni di persone. I profili familiari e territoriali che caratterizzano queste famiglie sono del tutto simili a quelli rilevati negli anni precedenti. Famiglie numerose, con tre o più figli, abitazione in affitto, residenza nel mezzogiorno. La condizione di deprivazione materiale è aumentata tra le famiglie in cui la perdita di occupazione ha riguardato la persona di riferimento o il partner. Inoltre è cresciuta la quota di famiglie costrette a contrarre debiti o a fare ricorso alle proprie risorse patrimoniali. Anche nel 2010 due ammortizzatori sociali hanno fatto sì che la deprivazione delle famiglie non aumentasse. La cassa integrazione, che ha protetto gli adulti capi famiglia, e la famiglia stessa, che ha protetto i figli che hanno perso il lavoro. In questo contesto, le donne continuano a essere un pilastro fondamentale del sistema italiano di welfare, facendosi spesso carico di compiti altrove svolti dalle strutture pubbliche. Al di là delle difficoltà verificatesi nel periodo della recessione, però, la rete di aiuto informale mostra segnali di sofferenza di natura strutturale. Negli ultimi 25 anni, a fronte di un aumento della quota di popolazione che presta aiuto ad altre famiglie, si assiste a una diminuzione delle famiglie aiutate, in particolare di quelle composte da anziani. In tale periodo è aumentata l'età media di chi presta aiuto, mentre si è ridotto il numero medio di ore che viene dedicato a questa attività. Crescono gli aiuti rivolti alle famiglie con almeno un minore di 14 anni e madre occupata. Diminuiscono quelli rivolti alle famiglie con ultra 80 anni. Se il Nord-Est spicca per una rete di aiuto informale più diffusa e attiva, il Mezzogiorno appare particolarmente penalizzato da una rete più esigua, pur a fronte di bisogni maggiori. Nel corso del tempo è poi aumentata in misura considerevole la quota di popolazione anziana. Ciò ha incrementato la percentuale di chi, pur anziano, si attiva all'interno delle reti di aiuto informale.
D'altra parte, l'aumento degli ultraottantenni con nuovi bisogni di assistenza, la riduzione del numero di componenti della famiglia e la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro fanno sì che la rete di parentela sia diventata sempre più stretta e lunga. Ogni potenziale fornitore di assistenza, cioè, ha meno persone con cui condividere l'aiuto nella rete di parentela, meno tempo da dedicare agli altri e un maggior numero di persone bisognose di aiuto per un periodo più lungo dell'esistenza. Nel 2009 gli aiuti pubblici, privati e informali, forniti esclusivamente per la cura e l'assistenza, raggiungono il 36,7% delle famiglie con almeno un minore di 14 anni, una quota in deciso aumento rispetto al 1998. L'aumento è più importante nelle famiglie con madri che lavorano e per le madri sole occupate. Del resto, rispetto al potenziale bacino di utenza degli asili nido, la quota di domanda soddisfatta è ancora molto limitata. Oltre agli aiuti per la cura e l'assistenza, il 12% delle famiglie con bambini riceve aiuti di tipo economico con un significativo aumento rispetto al 1998. Tra i bisognosi di assistenza, oltre ai bambini, vi è un numero elevato di persone gravemente o parzialmente limitate nell'autonomia personale, che non sono raggiunte da alcun tipo di aiuto e non sono adeguatamente sostenute in casa. In questo quadro, un'eventuale riduzione della spesa sociale metterebbe seriamente a repentaglio la situazione di queste persone. Si tratta di circa 700.000 famiglie. Se a queste situazioni a rischio si aggiungono circa 2 milioni di individui, soprattutto anziani, che presentano limitazioni dell'autonomia personale e che, pur vivendo soli o con altre persone con problemi di salute, non sono raggiunti da alcun tipo di aiuto, è evidente come gli anziani potrebbero in futuro diventare uno dei soggetti sociali più vulnerabili. Nel quadro appena delineato, la forte sperequazione territoriale dell'offerta di intervento e di servizi sociali da parte dei comuni costituisce un elemento di particolare criticità. I cittadini che risiedono al sud ricevono dai comuni circa un terzo delle risorse erogate nel nord-est sotto forma di interventi e servizi sociali. Nel corso del 2009, in presenza di una riduzione del 2,4% delle spese complessive, si nota una certa ricomposizione del bilancio dei comuni, i quali hanno ridotto le spese generali per l'amministrazione, aumentando la quota che va alle attività socioassistenziali. Le difficoltà finanziarie di molti comuni diventeranno più evidenti a partire dal 2011, quando la riduzione delle entrate da trasferimenti statali e i vincoli del patto di stabilità interno li obbligheranno a contenere le spese in modo ancor più significativo. Inoltre, la prima fase del federalismo municipale, prevista dal 2012-2013, dovrebbe procedere alla soppressione di alcuni trasferimenti ai comuni a fronte della devoluzione di tributi. Nel Mezzogiorno, dove il welfare locale risulta finanziato in misura maggiore dai trasferimenti statali, le modifiche prefigurate, in assenza di interventi perequativi, potrebbero tradursi in un contenimento delle risorse impiegate nel settore dell'assistenza sociale. Infine, la strategia Europa 2020 sostituisce quella di Lisbona nel delineare le grandi direttrici politiche per stimolare lo sviluppo sostenibile e l'occupazione. Gli ambiti sui quali la strategia fissa i propri obiettivi da raggiungere nel 2020 sono 5: aumento dell'innovazione, miglioramento del capitale umano, aumento dell'occupazione, riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, miglioramento dell'efficienza energetica e delle condizioni ambientali. La media europea del rapporto tra spesa in ricerca e sviluppo e PIL è attualmente poco sotto il 2%. L'Italia si attesta all'1,23%. La distanza dall'obiettivo europeo appare difficilmente colmabile sulla base delle tendenze storicamente osservate, a meno di forti cambiamenti nei comportamenti delle imprese. Infatti, l'insoddisfacente risultato italiano risente in gran parte della frammentazione del sistema produttivo e della sfavorevole specializzazione settoriale. Se l'Italia avesse un modello di tipo tedesco, a parità di comportamento delle singole imprese, la spesa di queste ultime in rapporto al PIL risulterebbe superiore di oltre 2,5 volte il livello effettivo, il che renderebbe l'obiettivo europeo non impossibile da raggiungere. Integrando l'analisi basata su questo indicatore con quella che utilizza il concetto di imprese high growth, cioè quelle che presentano un aumento occupazionale di oltre il 20% per 3 anni consecutivi, si nota come l'Italia aveva nel 2008 una quota di queste unità pari al 3,7%.
In questo caso erano Calabria, Lazio e Campania a mostrare l'incidenza più elevata, vicino al 6%. Segnale questo di vitalità di aree territoriali spesso considerate meno adatte allo sviluppo dell'imprenditorialità. Va poi notato come l'ottimo risultato conseguito dalle iniziative per l'e-government che nel 2010 hanno portato l'Italia ai vertici della graduatoria europea. Nel 2009 più di un terzo dei paesi dell'Unione Europea aveva già raggiunto la quota del 40% di 30-34 anni in possesso di un'istruzione terziaria. L'Italia presenta invece un valore molto basso di questo indicatore. Grazie all'introduzione dei nuovi cicli universitari, negli ultimi anni la quota di laureati mostra una contenuta crescita, ma questo non ha chiuso né il forte divario territoriale esistente a sfavore del Mezzogiorno, né quello di genere, questa volta a favore delle donne. Peraltro, le tendenze più recenti indicano un affievolimento sia della domanda potenziale di istruzione terziaria, sia di quella effettiva, con una continua riduzione, dopo il picco dell'anno accademico 2002-2003, delle immatricolazioni universitarie rispetto alla popolazione dei diplomati. Il fenomeno degli abbandoni scolastici prematuri riguarda tutti i paesi dell'Unione Europea e colpisce più la popolazione maschile che quella femminile. 8 paesi sono però già al di sotto del traguardo del 10% fissato per il 2020 e per altri 13 l'incidenza è inferiore al 15%. Il nostro paese mostra un graduale miglioramento, il quale ha portato nel 2009 l'indicatore al 19,2%, un livello però ancora doppio di quell'obiettivo. Si tratta di circa 800.000 persone tra i 18 e i 24 anni, per il 60% maschi. Per i giovani stranieri il tasso di abbandono è del 43,8%, a fronte di un valore del 16,4% dei coetanei italiani. Anche tale fenomeno presenta una forte incidenza nel Mezzogiorno, dove però nell'ultimo quinquennio si è ridotto più rapidamente che altrove. Se il traguardo di Europa 2020 per l'occupazione dei 20-64 anni è fissato al 75%, la media attuale è pari al 68,6%, con forti differenze tra uomini e donne. L'Italia è agli ultimi posti della classifica ed è anche uno dei paesi con i più rilevanti divari di genere. Divari significativi si riscontrano anche a livello territoriale. Purtroppo, il biennio 2009-2010 ha completamente annullato l'aumento di 1,4 punti del tasso di occupazione ottenuto nel triennio precedente. A fronte dell'obiettivo dell'uscita di 20 milioni di persone dal rischio di povertà o esclusione, attualmente gli europei che vivono in famiglie in tali condizioni sono 114 milioni, 15 milioni solo in Italia. Il Mezzogiorno è la zona del paese con i più elevati tassi di povertà o esclusione, mentre il Nord-Est è l'area meno esposta. Il Programma Nazionale di Riforma Italiano indica l'ambizioso obiettivo di uscita dalla condizione di povertà o esclusione sociale di 2,2 milioni di persone in 9 anni, il valore più alto in termini assoluti tra i paesi dell'Unione. L'Italia ha quasi un quinto delle famiglie a rischio di povertà, una quota di 2 punti più elevata di quella media europea. Tra il 2005 e il 2009, nonostante la crisi economica, la quota di famiglie in tale condizione è rimasta stabile, situazione confermata anche dagli altri indicatori di povertà disponibili per l'Italia. La quota di famiglie con grave deprivazione è invece inferiore alla media europea, anche se ha mostrato un aumento tra il 2005 e il 2009 in controtendenza rispetto a quanto avvenuto nel resto d'Europa. Infine, circa il 9% delle famiglie italiane presenta un'intensità lavorativa molto bassa, un valore simile a quello registrato a livello europeo. Anche in termini dinamici, l'Italia mostra una tendenza alla riduzione analoga a quella dell'Unione. Per accrescere la sostenibilità ambientale del sistema socio-economico, sono stati fissati 3 obiettivi in termini di emissione di gas serra, energia da fonti rinnovabili, intensità energetica. Nell'ultimo decennio la dinamica delle emissioni dei paesi europei è stata tendenzialmente decrescente. L'Italia ha migliorato le sue performance nell'ultimo quinquennio. Su tale risultato pesa indubbiamente la fase recessiva, ma il miglioramento osservato è dipeso anche da mutamenti nella composizione interna della struttura produttiva, nell'intensità di emissione da usi energetici e nell'intensità energetica della produzione. Per ciò che concerne i consumi di energia da fonti rinnovabili, l'Italia è uno dei paesi dell'Unione che partono da un livello molto basso, 6,8%, e si è dato un obiettivo ambizioso,
cioè raggiungere nel 2020 una percentuale del 17%. Tenendo presente che i 7 paesi con le migliori performance nel periodo 2006-2008 sono riusciti a aumentare l'incidenza di 2 punti e che anche Francia, Germania e Regno Unito hanno programmato un raddoppio della quota di energie rinnovabili, appare evidente la necessità di politiche volte a procedere con grande celerità su questa strada. Infine, l'Italia ha registrato nel 2008 un miglioramento della performance energetica del 5,4% rispetto al 1990. Anche sul fronte dell'intensità d'uso finale dei prodotti energetici per unità di valore aggiunto si registra un risultato positivo. In particolare, la riduzione collegata a partire dal 1996 allo spostamento della produzione verso settori a più bassa intensità energetica. La riduzione del 20% entro il 2020 resta comunque un obiettivo per il cui raggiungimento è necessario accelerare la transizione in atto. In conclusione, il rapporto di quest'anno mostra che l'Italia ha pagato a causa della recessione un prezzo elevato in termini di produzione e di occupazione, ma ne ha anche limitato l'impatto sociale e ha evitato crisi sistemiche analoghe a quelle di altri paesi. La ricchezza di cui dispongono le famiglie, un tessuto produttivo robusto e flessibile, l'ampio ricorso alla cassa integrazione, il rigore nella gestione del bilancio pubblico, le reti di aiuto informale sono gli elementi che spiegano perché la caduta del reddito prodotto, la più forte tra i grandi paesi industrializzati, non si è trasformata in una crisi sociale di ampie dimensioni. Tuttavia, il sistema Italia appare vulnerabile, e più vulnerabile di qualche anno fa. Per fronteggiare le recenti difficoltà, infatti, l'economia e la società italiana hanno eroso molte delle riserve disponibili. Durante la recessione le imprese hanno cercato di rinnovarsi sul piano tecnologico e organizzativo, conservando gran parte del capitale umano disponibile, forse in attesa di tempi migliori. D'altra parte, emergono chiari segnali di ricomposizione interna del sistema delle imprese, con segmenti vincenti in forte ripresa e altri che stentano a recuperare. Si tratta in particolare delle grandi imprese e di quelle che operano nei settori sui quali l'offerta straniera sta guadagnando quote di mercato interno. L'inflazione, pur moderata, è in ripresa e la produttività del lavoro è ancora ferma sui livelli del 2000. Il ritrovato dinamismo di importanti segmenti della manifattura, la vulnerabilità di vari comparti dell'industria, la troppo lenta evoluzione dei servizi di mercato, l'erosione del risparmio delle famiglie fanno emergere una prima conclusione. Il tasso di crescita dell'economia italiana è del tutto insoddisfacente e anche i segnali di recupero congiunturale dei livelli di attività e della domanda di lavoro non sembrano sufficientemente forti e diffusi per riassorbire in breve la disoccupazione e l'inattività, rilanciando redditi e consumi. La seconda conclusione riguarda la maggiore vulnerabilità delle persone e delle famiglie. Se la disoccupazione è cresciuta relativamente meno che negli altri paesi, con la recessione si sono perse quasi 900.000 unità di lavoro a tempo pieno ed è aumentata l'area dell'inattività. L'occupazione sta ora crescendo prevalentemente nei servizi a più basso contenuto professionale, a fronte della riduzione del numero delle posizioni più qualificate. Ciò implica, a parità di altre condizioni, un sottoutilizzo del capitale umano, guadagni più bassi, minore prospettive di sviluppo. I giovani hanno pagato in misura più elevata la crisi, con prospettive sempre più incerte di rientro sul mercato del lavoro, le quali ampliano ulteriormente il divario tra le loro aspirazioni, testimoniate da un più alto livello di istruzione, e le opportunità. Una quota sempre più alta di giovani scivola, non solo nel mezzogiorno, verso l'inattività prolungata, vissuta il più delle volte nella famiglia di origine, e verso bassi livelli di integrazione sociale, tendenza rilevata soprattutto per le persone appartenenti alle classi sociali meno agiate. Oltre il 40% dei giovani stranieri abbandona prematuramente la scuola, alimentando un'area di emarginazione i cui costi non tarderanno a diventare evidenti. Le donne vivono una inaccettabile esclusione dal mercato del lavoro. Per di più, il carico di lavoro familiare e di cura aggravante su di loro rende più vulnerabile un sistema di welfare familiare già debole, nel quale esse hanno cercato di supplire alle carenze del sistema pubblico. Peraltro, le donne sono ancora troppo spesso costrette a uscire dal mercato del lavoro in occasione della nascita dei figli. Ad essere investiti da una vulnerabilità crescente, insieme ai giovani e le donne, sono gli anziani. Povertà e deprivazione riguardano spesso le famiglie di ultra 65 anni. Inoltre,
molti anziani con gravi limitazioni non sono aiutati né dalle reti informali, né dai servizi a pagamento, né dalle strutture pubbliche. La carenza di queste ultime produce così non solo un costo aggiuntivo per le famiglie, ma rischia di mettere in concorrenza la cura dei bambini con l'assistenza degli anziani, i cui bisogni crescono con l'allungarsi della vita. I necessari interventi volti al controllo della finanza pubblica non devono andare a discapito della capacità dei comuni di svolgere interventi socioassistenziali. Aggiungendosi alle tendenze ora ricordate per le reti informali di aiuto, ciò ridurrebbe la capacità di fronteggiare le nuove vulnerabilità sociali. Il rischio è più elevato nel Mezzogiorno, dove i livelli di assistenza risultano già nettamente inferiori a quelli del Nord, pur in presenza di bisogni maggiori. La terza conclusione riguarda proprio il Mezzogiorno, il quale, invece di costituire un'opportunità straordinaria per elevare il tasso di sviluppo dell'economia italiana, presenta segni crescenti di vulnerabilità economica e sociale. Ciò richiede un'attenzione particolare da parte della politica, del mondo produttivo e della società, così da recuperare e rilanciare i segnali positivi che stavano emergendo prima della recessione, ad esempio sul piano imprenditoriale, e contenere fenomeni di migrazione e conseguente depauperamento del capitale umano disponibile. Infine, nella prospettiva della strategia Europa 2020 emerge come le vulnerabilità richiamate, unitamente ad alcuni ritardi storici del nostro Paese, stiano frenando il suo slancio verso gli obiettivi concordati a livello europeo. I processi conseguiti in diversi campi appaiono decisamente troppo lenti per un grande Paese come il nostro, soprattutto a confronto di quanto sta avvenendo in altre parti dell'Unione Europea. L'Italia ha bisogno di prendere coscienza dei propri problemi e dei propri punti di forza per mobilitare le tante risorse disponibili e accelerare il passo in tutti i campi. Ha anche bisogno di utilizzare meglio l'informazione esistente per orientare le decisioni collettive e individuali. Ad esempio, il contrasto tra esigenze delle imprese di figure professionali particolari e scelte scolastiche che vanno nella direzione opposta può essere superato solo attraverso la diffusione capillare dell'informazione necessaria. Analogo discorso vale per il sostegno alle imprese nell'identificare i mercati internazionali più dinamici e entrarvi nel modo migliore. Talvolta, confrontando lo stile italiano nell'affrontare i problemi con quello di altre culture, si ha l'impressione che il nostro Paese non abbia una piena coscienza dell'importanza del fattore tempo, soprattutto in un mondo globalizzato, popolato di nuovi attori, sempre più rapidi nel riempire gli spazi lasciati liberi da altri. Per le imprese entrare o meno su un mercato in un certo momento, realizzare rapidamente una certa innovazione o meno, può fare la differenza tra espandersi o chiudere. Non sembra che lo stesso senso di urgenza guidi altre decisioni sia a livello collettivo sia a livello individuale. È ben nota la preferenza per decisioni dalle quali ci si attende risultati immediati rispetto a quelle i cui effetti positivi sono differiti negli anni. Ma come nel passato la rincorsa all'euro ha costituito un obiettivo condiviso di tutto il Paese, per il quale gli italiani sono stati anche pronti a pagare un prezzo in vista di benefici futuri, oggi la strategia Europa 2020 può rappresentare l'occasione per strutturare in modo adeguato il dibattito pubblico su come rendere il Paese meno vulnerabile e più prospero. La modernizzazione del Paese passa anche per un nuovo modo di discutere obiettivi, strategie e soluzioni. Soprattutto in un sistema economico e sociale come quello italiano, caratterizzato da un elevato numero di operatori, imprese, pubbliche amministrazioni, centrali e locali, istituzioni private, la coesione di intenti, la chiarezza degli obiettivi, la mobilitazione dell'opinione pubblica e della società civile sono condizioni necessarie, ancorché non sufficienti, per affrontare i nodi esistenti e soprattutto moltiplicare gli effetti benefici di decisioni coordinate. Questo cambio di passo sarebbe il modo migliore per celebrare l'unità d'Italia. Tracciare nuove mappe, far emergere opportunità e rischi, valutare progressi e regressi, sostenere con informazioni affidabili la discussione democratica. Questo è il servizio che rendiamo con orgoglio e onestà intellettuale ai cittadini e alle istituzioni di questo Paese, nella convinzione che il suo futuro passi ora più che mai per decisioni difficili ma lungimiranti, da assumere al più presto a tutti i livelli di responsabilità sulla base di un quadro informativo ampio e condiviso. Grazie. Si è così conclusa la illustrazione del rapporto annuale sulla situazione del Paese da parte del dottor Giovannini, presidente dell'Istat. Rinnovo il ringraziamento a tutti ed in particolar modo al dottor Gallo, giudice della Corte, scusandomi per non averlo salutato all'inizio.
e salutiamo il Capo dello Stato che lascia la Sala della Lupa.